Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Un cordiale saluto da parte di Marco Morosini in studio, ben trovati all'ascolto di Oltre i titoli, gli approfondimenti, le interviste, le voci dalle Marche, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Nuova in Blu. In primo piano in questo appuntamento informativo parliamo della visita del Presidente del Consiglio nell'entroterra maceratese. Il governo farà tutto quello che si può fare in risposta al territorio colpito dal sisma, lo assicura il Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni in visita ieri a Muccia, dove lo scorso 10 aprile si era registrata una scossa di magnitudo 4.6. La giornata maceratese del Presidente è iniziata presso la nuova Simonelli di Belforte, da lui stesso definita la Ferrari del caffè. Dopo aver visitato la chiesa di Santa Maria in Varano, cui è stato rimosso il campanile pericolante, il Premier ha partecipato alla riunione dei sindaci e degli amministratori locali, alla presenza del commissario straordinario alla ricostruzione Paola De Micheli e del governatore delle Marche Luca Ceriscioli. Gentiloni ha aperto alla possibilità di impegni normativi particolari per i comuni colpiti dal terremoto, evidenziando la necessità di accelerare la ricostruzione privata. Nel dettaglio ascoltiamo le parole del presidente Gentiloni. Siamo nelle zone forse più colpite tra quelle colpite qui nelle Marche, e quindi zone che continuamente hanno scosse di terremoto. Ce n'è stata da ultimo, come ricorderete, una martedì scorso, e quindi c'è innanzitutto, io credo, la necessità di dare un messaggio per quanto possibile di rassicurazione ai sindaci e attraverso i sindaci ai cittadini, non solo di Muccia, ma di tutti i comuni che da questa sequenza sono maggiormente colpiti, qui nelle Marche come in Lazio, in Umbria e in Abruzzo. Ho visto, come sempre, da parte dei sindaci una grandissima responsabilità, voglia di collaborare con le istituzioni, la segnalazione di alcuni problemi che cercheremo di contribuire a risolvere e che in parte cercheremo di far risolvere al Parlamento nei prossimi mesi. Bisogna accelerare la ricostruzione privata, bisogna cercare di capire se per i comuni particolarmente colpiti, quelli diciamo più colpiti degli altri, ci possono essere degli impegni anche normativi particolari. Però in generale la cosa più importante di tutte, io credo, è quella di dare un messaggio di fiducia a questo territorio. Questo è un territorio meraviglioso, pieno di risorse, risorse culturali, risorse naturali, risorse gastronomiche, c'è molto turismo, non può essere abbandonato e non sarà abbandonato. E la presenza qui del governo sta a significare innanzitutto questo, e cioè che siamo accanto ai sindaci e ai loro concittadini in questo momento così difficile. E sono tante le priorità che dovrà affrontare il prossimo governo? Beh, questa credo che debba, per qualsiasi governo e per il Parlamento, restare in cima all'agenda, perché noi abbiamo nel cuore dell'Italia centrale una parte dei nostri concittadini che tuttora vive una condizione assolutamente particolare, cioè non è solo il ricordo di una scossa drammatica avvenuta in agosto o in ottobre o nel febbraio del 17, è la sequenza che continua e che naturalmente alimenta preoccupazioni, e penso che noi a questo possiamo contrapporre solo l'impegno dello Stato, il contributo alla fiducia, la presenza delle imprese, perché il lavoro è fondamentale, e un sentimento di solidarietà di tutti gli italiani nei confronti di chi è in queste condizioni. E quindi un prossimo governo senz'altro avrà questa questione tra le sue priorità. Presidente, qual è il suo auspicio in queste ore così delicate e complesse per la formazione del nuovo governo? Qual è il suo auspicio per il Paese? Beh, in questo caso il mio auspicio è che la ricostruzione, il sostegno a questa crisi resti assolutamente
fondamentale e credo che alle popolazioni di questi territori debba essere dato innanzitutto questo meccanismo, questo messaggio di fiducia e di continuità. Non è che l'azione del governo si interrompe in attesa di un prossimo governo, l'azione dello Stato continua attraverso le strutture del commissario straordinario, attraverso la protezione civile, e attraverso i sindaci, la regione, le comunità. Lo Stato continuerà a fare la sua parte. Una presenza, quella dello Stato, che è assicurata anche dal commissario straordinario alla ricostruzione Paola De Micheli. Con tutti i limiti umani che possiamo avere, lo Stato c'è, ci siamo e ce la stiamo mettendo tutti insieme. E poi ci sta la polemica di tutti i giorni, ci mancherebbe altro, però non c'è una sospensione delle attività perché appunto non c'è il governo formato, perché il Parlamento non è al 100% operativo, perché non ci sono le commissioni. Un po' questo è il dovere mio, perché io sono quella poi che garantisce la continuità amministrativa nel ruolo da commissario, ma è anche un dovere, diciamo, politico-istituzionale del governo, e la testimonianza della sua presenza era questa. Grande consapevolezza di quelli che sono i problemi, mi sembra che ci sia una certa, diciamo così, consonanza sia negli obiettivi con i sindaci che nelle modalità con i quali raggiungerli. Nel frattempo io ho annunciato, rispetto a prima e ai temi che vi avevo già detto martedì, no? Gli abusi, le fasce, le casette temporanee, eccetera, eccetera, io ho anche annunciato che i miei incontri settimanali con tutti i gruppi parlamentari stanno andando molto bene, nel senso che i gruppi stanno dimostrando sensibilità rispetto alle tematiche che abbiamo posto, e quindi mi sembra che si possa generare sulle questioni di modifiche legislative di cui stiamo parlando in questi giorni, soprattutto qui nelle Marche, un ampio consenso. Questo non appena ci saranno le condizioni per legiferare. Ha dato un'apertura sul discorso del restringimento del credito. Sì, e anche lui concorda sulla tesi che il territorio deve fare una proposta, perché questo qui è il classico argomento dove non può essere Roma a decidere. Ci sono delle specificità sulle quali chi sta qua faccia una proposta a governo, Parlamento e commissario, anche come, diciamo così, intermediario istituzionale. C'è un ragionamento di questo gruppo di sindaci insieme alla regione, ecco, ma non c'è un capofila, un mix, diciamo così, di ruoli istituzionali su questa proposta. Certo, anche perché comunque il presidente è subcommissario. Ascoltiamo allora le parole del presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli. Un incontro molto positivo, l'occasione per i sindaci per raccontare e mettere in fila le questioni che nascono dall'esperienza quotidiana, quello che è accaduto in questi mesi, ovviamente con i soliti obiettivi, quello di accelerare la ricostruzione, di avere strumenti per il rilancio del territorio e poter fino all'ultimo collaborare con un governo che è sempre stato presente e fortemente si è impegnato sul sisma. Le parole di Gentiloni, come al solito precise, corrispondenti a quello che è stato chiesto, hanno segnato un momento che è inevitabilmente un momento di passaggio, quello che si può fare in attesa che poi ci sia di nuovo stabilità e nuovo governo, ma fino all'ultimo, fino a che il governo attuale avrà ruolo e potrà intervenire, tutto quello che si può fare in risposta al nostro territorio che dopo i fatti recenti continua a dimostrare di avere bisogno di grande attenzione e grande collaborazione fra le istituzioni. Voltiamo pagina, le scuole si mobilitano per fare fronte al pericolo droga e proprio della giornata di oggi, l'articolo è pubblicato dal Corriere Adriatico, c'è uno dei controlli di antidroga, due studenti finiscono nei guai, l'operazione a Corridonia, dei carabinieri nella zona dell'Ipsia trovati hashish e marijuana, nel mirino sono finiti un ragazzo di 17 anni e uno di 18. Giovedì scorso all'ITC Gentili di Macerata si è svolto il tavolo interistituzionale per l'analisi delle dipendenze patologiche promosso dalla prefettura, che ha visto coinvolti i dirigenti delle scuole maceratesi, invitati ad approntare già dal prossimo anno scolastico i progetti di informazione e prevenzione. All'incontro hanno partecipato il questore Antonio Pignataro, il colonnello della Guardia di Finanza Amedeo Gravina e quello dei carabinieri di Macerata Michele Roberti, che è stato intervistato da Roberta Foresi. In tema di consumo di sostanze stupefacenti, io ritengo e riteniamo noi del tavolo che la guerra si possa vincere sostanzialmente sul piano della prevenzione.
Noi contrastiamo il fenomeno qui nel capoluogo e in provincia con azioni di contrasto nelle piazze di consumo, di acquisto delle sostanze stupefacenti, cercando di interrompere quelli che sono i traffici di approvvigionamento della sostanza stupefacente con diverse operazioni. Solo nel 2016 ne abbiamo fatte circa 121 di operazioni antidroga, altrettante nel 2017, con una media di di un'operazione ogni 3 giorni, che si conclude con sequestri di sostanze stupefacenti e segnalazione all'autorità giudiziaria. Ma se noi vogliamo vincere questa guerra, la dobbiamo vincere sul piano della prevenzione. Dobbiamo convincere i giovani che l'uso di sostanze stupefacenti è deleterio, così da togliere a queste organizzazioni quel terreno fertile su cui loro poi seminano queste sostanze di morte. E questa del tavolo è un metodo che noi stiamo adoperando. Riteniamo un metodo che va in quella direzione là. C'è un controllo straordinario ancora in atto? Noi non abbiamo mai abbassato il controllo del territorio. Prima le dicevo che i dati nel 2016 e nel 2017 confermano un costante impegno dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza nel controllo del territorio. È chiaro che in questo periodo stiamo impremendo maggiore impegno all'azione di contrasto, anche a seguito di quanto è accaduto. Nei primi mesi dell'anno abbiamo già sequestrato oltre 5 kg di cocaina e 11 kg di marijuana. Ricordiamo l'anno scorso lo sbarco sulle coste di Porto Recanati di oltre 700 kg di marijuana. Operazione che si è conclusa con l'arresto di 6 cittadini di origine albanese, autori diciamo di questo traffico illecito, ma come dicevo prima, individuata una rotta se ne crea subito un'altra. Per questo noi come Arma dei Carabinieri, anche la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza investono molto nella prevenzione, nel contatto con gli studenti, nella collaborazione con gli istituti scolastici. Lei ritiene che dal punto di vista della presenza di droga di spaccio Macerata sia come le altre città italiane oppure sia un luogo, una città dove invece la problematica è più spinta? Guardi, c'è stata un'inchiesta di qualche tempo fa, anche della stampa, dove si dice che nel giro di pochi anni, dal 2009 al 2012, i sequestri di sostanze stupefacenti nell'ambito dei paesi del Mediterraneo è salito da 40.000 kg a 220.000 kg e la produzione di papavero in Afghanistan nel giro di un anno è quasi raddoppiata e è aumentata anche la produzione di cocaina in Colombia. E i maggiori porti di approdo di queste sostanze stupefacenti sono la Spagna, l'Italia e l'Inghilterra. Ci sono mediamente ogni anno 10 approdi, 10 sequestri, oltre il quintale di sostanze stupefacenti in vari porti italiani. Quindi questo dimostra che il fenomeno è un fenomeno globale, mondiale, nazionale, e chiaramente Macerata non è esente da questo fenomeno. L'intervista integrale è disponibile sul nostro sito radionuova.com. Per ogni euro investito, il valore del ritorno sociale annuo medio, ovvero il cambiamento generato dalla Lega del Filo d'Oro nella vita dei beneficiari e famiglie, dipendenti, volontari e il territorio nel suo complesso, è quasi il doppio, 1,93 euro. È quanto emerge dall'indagine La valutazione economica degli impatti sociali della Lega del Filo d'Oro, un'analisi SROI sul modello operativo dell'associazione a cura di Claudia Vurro e Stefano Romito in collaborazione con Vita, magazine dedicato al terzo settore. L'analisi mira a quantificare il valore sociale creato dalla Lega del Filo d'Oro sia a favore delle persone affette da sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale, sia rispetto al territorio di cui l'ente è parte integrante. Dall'indagine emerge che gli utenti non sono gli esclusivi beneficiari della sua attività, è anche il territorio a giovarsi dei benefici dell'esistenza dell'associazione, sia in termini di indotto generato che di investimenti diretti nell'economia locale. Ascoltiamo a questo proposito il segretario generale della Lega del Filo d'Oro, Rossano Bartoli. È un progetto per il quale stiamo lavorando da diverso tempo, perché questo sviluppo della Lega del Filo d'Oro degli ultimi anni, l'impiego di tante risorse sia pubbliche che private, ci ha portato a dire: ma vogliamo anche misurare
quanto è importante la presenza della Lega del Filo d'Oro, non solo per gli ospiti, per le famiglie, ma anche per il personale, per i volontari e sicuramente per tutto il territorio. Quindi attraverso una modalità scientifica consolidata è stata fatta questa misurazione che porta a dei valori significativi. Il riassunto è che per ogni euro che viene dato alla Lega del Filo d'Oro, la Lega del Filo d'Oro ne restituisce due al territorio. Quindi è un qualcosa di importante, è un qualcosa che peraltro noi adesso porteremo avanti anche inserendo in questo progetto il centro di Lesmo su Lombardia e il centro di Molfetta in Puglia, e quindi potremo fare anche un benchmarking interno. Inoltre credo che sia anche un modo doveroso di ritornare a tutti coloro che ci sostengono, quindi dall'ente pubblico fino al privato, alle aziende, alle fondazioni, con dei numeri quello che realmente si è fatto e quali sono gli obiettivi per i quali noi continuiamo a chiedere di essere sostenuti. Difficile valutare però quello che è l'impatto emotivo, quello che è l'esempio nelle scuole, culturalmente. Questo sì, anche se il riscontro che si ha, per esempio, attraverso il personale dipendente, attraverso i volontari, sia il personale dipendente che i volontari ricevono una formazione che solo alla Lega del Filo d'Oro potevano trovare, difficilmente l'avrebbero fatta fuori, e queste conoscenze, questo know-how viene trasferito sul territorio. E quindi noi in questi anni siamo il centro di Osimo, ha compiuto 50 anni di vita. In questi anni abbiamo sicuramente dato al territorio tantissimi insegnanti, tantissimi operatori che hanno lavorato per un po' all'interno della Lega del Filo d'Oro. L'altro aspetto che credo altrettanto significativo è quello di pensare al valore rispetto alle famiglie, le quali incontrando la Lega del Filo d'Oro hanno avuto la possibilità di vedere i loro figli in situazioni completamente diverse, migliorare le loro condizioni, e quindi hanno ripreso anche a vivere, hanno ripreso i rapporti sociali, in alcuni casi hanno ripreso a lavorare. Quindi tutto questo ha un grande e importante valore. Passiamo ora alle notizie utili, vediamo le previsioni del tempo. Domenica 15 aprile sulle Marche avremo un cielo prevalentemente nuvoloso, salvo locali intervalli di variabilità e la possibilità di deboli piogge, più probabili sulle località interne, venti deboli o moderati orientali, temperature diurne lieve calo, mare mosso, poco mosso. Questo è quanto dice il Centro di Ecologia e Climatologia dell'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Macerata. Uno sguardo alle previsioni per lunedì 16 aprile: sulle Marche avremo un cielo per lo più sereno, salvo locali e temporanei addensamenti nuvolosi, venti deboli nord-orientali, temperature diurne in aumento, stazionarie quelle notturne, mare poco mosso. Siamo così giunti al termine di questo appuntamento informativo. Oltre i titoli, ve lo ricordo, in onda alle ore 10, ma anche alle ore 20. Gli altri appuntamenti informativi su queste frequenze: il giornale radio alle 12.30, 18.40 e 22, Marche Infinita Cultura, l'agenda degli appuntamenti culturali sul nostro territorio, andrà in onda su queste frequenze alle ore 13.10, 17.15 e 20 di ogni giorno. Tali contenuti saranno disponibili anche sul nostro sito internet radionuova.com. È davvero tutto. Da parte di Marco Morosini in studio, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.